vi è poco tempo. Io non vorrei, innanzitutto voglio ringraziare il gruppo Alpino Capigliate Crespi di questa opportunità di poter dire chi siamo e di avere anche raccolto l'incasso della serata per il passo per noi. Io non vi dico cos'è perché tanto c'è scritto benissimo sulla brochure, non voglio dire di più, però pensando stasera a quello che avrei dovuto dire, ho trovato un passo bellissimo di un libro che voi avrete letto e che vi leggo soltanto un pezzo perché c'entrano gli alpini e in qualche modo c'entra quello che stiamo facendo noi col passo. Ve ne leggo soltanto un po', si sente? Sì. L'ho preso dal libro Il cavallo rosso di Eugenio Corti. Voi lo conoscerete perché racconta questo e anche altri libri, la ritirata, quella pagina epica e drammatica che l'Italia ha vissuto e che hanno vissuto gli alpini, testimoniando anche diciamo, tutte le nazioni, anche ad altre che c'erano, veramente il valore che avevano. Però ci sono dentro alcune cose che quando le ho lette ho detto c'entra anche con noi. Io non ho fatto l'alpino e di questo mi vergogno un pochettino. Ero destinato dopo fatto il servizio civile, però stasera quando vi ho visti col cappello e la penna ho detto Dio mio, avrei potuto essere qui anch'io, che peccato che non è, che non lo sono. Però ci sentiamo anche figli di questa cultura, di questi valori che almeno i nostri padri, zii, nonni hanno difeso, per cui anche ciò che stiamo facendo nasce sicuramente da questa resistenza, prima che fisica, anche resistenza morale e per i valori che ci hanno trasmesso. Allora questo passo, dopo vi rubo solo 2 minuti, però è per dirvi cos'è il passo. È quel momento in cui il capitano, sventrato, stanno ritirando, si hanno appena vinto una battaglia, gli alpini, e stanno viaggiando, adesso non so se verso l'Italia, se tornano di qui o andavano di là, comunque il capitano proprio sventrato, i suoi alpini lo stanno portando. Dall'una e dall'altra parte i suoi alpini fattisi avanti guardavano con facce angustiate il capitano. Anche il conducente, che camminava con le redini dei 2 muli girate intorno alle spalle, alla brava, si voltava ogni poco a guardarlo, aveva le lacrime negli occhi. «Cosa sono quei musi lunghi?» esclamò un tratto il capitano Grandi. «Sotto piuttosto e cantate con me!» E con una voce che si ritrovava, che sarebbe stata ridicola in un momento meno tragico, attaccò la tremenda canzone alpina del capitano che sta per morire e fa testamento. Questo è un fatto realmente accaduto, eh? Subito i circostanti si unirono al canto, più di uno fece segno a quelli che seguivano, corse la voce. Tutta la compagnia serrò sotto e si mise con grandissimo dolore a cantare. Salto alcuni pezzi, nella sterminata colonna di formiche che procedono frenetiche, eppure parevano ferme nella gelida immensità, c'era quel breve tratto che cantava. Addio montagne, patria, reggimento, addio mamma e primo amore, cantavano gli alpini. Cantavano e piangevano gli alpini valorosi, e c'era nel loro canto paziente tutto lo struggimento della nostra umana impotenza. Cantarono anche quando il capitano non cantava più e li accompagnava solo con gli occhi. Cessarono solo quando si resero conto che il capitano Grandi era morto. Ecco, io l'ho preso perché noi vorremmo imparare un po' degli alpini, anche come associazione, a fare questa cosa qua. Cioè noi vorremmo essere quel piccolo pezzo di colonna che accompagna una persona che muore praticamente. Perché quando uno sta morendo, l'unica cosa di cui ha realmente bisogno è una compagnia di persone che gli vuole bene. Mi è sembrato che questa immagine potesse spiegare meglio quello che noi pensiamo, cerchiamo di fare, abbiamo iniziato a fare in questi 3 anni nei confronti delle persone fragili, delle persone che sono vicine alla morte. Per cui grazie agli alpini e grazie per quello che ci insegnate. Ringraziamo noi, dottor Culla, e i suoi collaboratori per quello che fanno.